Buonasera, buonasera a tutti, eccoci qui, un saluto anche a lei, come ti chiami? Elena. Elena, da dove vieni? Crema. Da Crema, cosa fai qui con noi stasera? Dici un po'. Sto festeggiando il mio addio al nubilato. Non ho capito. Sto festeggiando il mio addio al nubilato perché il 9 giugno mi sposo. Oh, senti con quanta gioia, da quanto aspettavi questo momento, Elena? Tanto, tanto. Tanto, quantificamelo. Anni, mesi, giorni? Mesi, è stata una sorpresa perché non lo sapevo, sono venute a prendermi. Come non casa. Lo sa? Ah no, scusami, io parlavo del matrimonio, tu parlavi della festa, vabbè, uguale. E quindi non sapevi nulla di questa serata? No, niente, è stata una sorpresa. Bene, bene, le sorprese sono sempre le cose più belle. E da quanti anni invece aspettavi il tuo matrimonio? Due annetti, è da due anni che stiamo preparando. Due annetti, bene, bene, tutto pronto, ti senti tranquilla? Prontissimo, sì, pronta anch'io. E ti senti pronta per festeggiare e divertirti stasera? Prontissimo, prontissimo. Ok, allora ti lasciamo andare a festeggiare e a divertirti come è giusto che sia. Prima però, se vuoi salutare qualcuno, la telecamera è tua, ti stanno guardando tutti i telespettatori della Web TV del convento, puoi dire quello che vuoi. Va bene, saluto il mio fidanzato che tra un mese sarà mio marito, un bacio Fulvio, ti amo. Bellissimo, mi piace questo messaggio d'amore in cui poteva salutare chi voleva tutto il mondo e ha scelto comunque di salutare il suo uomo. È una fedelissima lei, si capisce. Buona serata, ciao! Ciao.